Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle. Nella seconda domenica dell'Avvento ci ritroviamo qui per riflettere insieme sul messaggio di speranza e preparazione che ci viene trasmesso attraverso le Sacre Scritture. La parola di Dio ci guida nella nostra attesa del Signore. E oggi siamo chiamati a meditare sulle letture tratte dal libro del profeta Isaia e dal Vangelo secondo Marco. Nella prima lettura, Isaia ci parla con parole di conforto e speranza. «Consolate, consolate il mio popolo», ci dice. Queste parole risuonano come un balsamo per il cuore, poiché annunciano la consolazione divina che è destinata aggiungere al popolo di Dio. Isaia ci invita a preparare la via al Signore, a raddrizzare i sentieri, a levare ogni ostacolo. È un invito a purificare il nostro cuore, a fare spazio al Signore nelle nostre vite, a essere pronti ad accoglierlo quando verrà. Nel contesto della nostra attesa, la voce di Giovanni Battista risuona nel Vangelo secondo Marco. Giovanni è colui che grida nel deserto, preparando la strada al Messia. La sua voce risuona forte e chiara, invitandoci a convertirci, a pentirci dei nostri peccati e a ricevere il battesimo di rinuncia. Egli è la voce che annuncia la venuta di colui che è più grande di lui, colui che ci battezzerà con lo Spirito Santo. Entrambe le letture ci chiamano a riflettere sulla nostra disposizione interiore nell'attesa del Signore. Come possiamo preparare la strada al nostro Salvatore? Come possiamo rendere i sentieri del nostro cuore diritti e accoglienti per il suo arrivo? Il tempo dell'Avvento è un tempo di preparazione spirituale, di conversione e di speranza. È un momento per riflettere sul nostro cammino di fede e chiederci se ci stiamo allontanando o avvicinando al Signore. Nel tumulto quotidiano delle nostre vite possiamo facilmente smarrire la strada. Tuttavia, la voce del profeta e di Giovanni ci guida, ci esorta a preparare il cuore, a riconoscere la presenza di Dio nelle nostre vite e a vivere secondo la sua volontà. Nella nostra attesa del Signore, che le parole del profeta Isaia e di Giovanni Battista risuonano nei nostri cuori e ci guidino verso una conversione sincera. Che il nostro cammino di preparazione ci porti a incontrare il Signore con cuori aperti e gioiosi quando Egli verrà. Preghiamo insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo per il dono della tua parola, che ci guida e ci illumina. Aiutaci a preparare la via al tuo Figlio Gesù Cristo, aprendo i nostri cuori alla conversione e alla speranza. Donaci la forza di raddrizzare i sentieri tortuosi delle nostre vite e di accogliere il tuo amore con gioia. Benedici la nostra attesa, o Signore, e fa che possiamo incontrarti con cuori pronti quando verrai. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.